No, non è solo questa settimana, pare che dalle previsioni nei prossimi giorni ci sia addirittura una riacutizzazione. Comunque è già una quindicina di giorni e soprattutto dopo i primi 5-6 giorni dell'inizio del caldo abbiamo cominciato a vedere un aumento del numero delle presenze in pronto soccorso che è più o meno stimato di circa il 10%. La settimana più calda dell'anno è appena iniziata, raggiungeremo, dicono gli esperti, i 40 gradi e forse anche oltre. Gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo sono già aumentati, lo dicono i numeri, lo conferma il dottor Zanobetti. Tra coloro che hanno fatto accesso nelle ultime ore al pronto soccorso, anche sportivi che appunto hanno fatto attività nelle ore più calde della giornata. Allora, sono come al solito la maggioranza persone con polipatologia, anziane, che si disidratano per vari motivi, perché non hanno ambienti adatti, freschi, bevono meno, sappiamo che gli anziani bevono meno per definizione, e soprattutto se hanno polipatologie, soprattutto se usano farmaci tipo per esempio diuretici, hanno una facilità a disidratarsi, arrivano per quadri spesso di insufficienza renale che magari si risolvono anche in 48 ore, ma però vuol dire che dobbiamo tenerli perlomeno un paio di giorni in più e quindi per noi è un problema anche per i posti letto. Quest'anno rispetto agli anni scorsi abbiamo visto diversi casi anche di atleti non professionisti, quindi chi fa footing, chi fa bicicletta, che hanno avuto dei colpi di calore. Uno dei consigli appunto è di non andare a fare attività sportiva nelle ore veramente, veramente clou. Da tenere strettamente sotto controllo gli eventuali sintomi di un colpo di calore. Allora, il colpo di calore è una patologia importante che bisogna riconoscere perché può essere anche pericolosa, cioè il paziente comincia a avere la cefalea, comincia ad avere nausea, vomito e soprattutto uno stato confusionale importante, quindi un sopore importante, quindi dopo un'esposizione a temperature elevate, che quindi anche non direttamente al sole, ma a temperature elevate con alta umidità, può avere questi sintomi che vanno riconosciuti e bisogna trattarli subito perché sono pazienti che possono avere dei gradi di ipertermia, quindi avere la febbre molto molto alta, può esordire addirittura con delle convulsioni, quindi insomma è una patologia che non bisogna misconoscere e quindi bisogna recarsi direttamente al pronto soccorso. È chiaro che questi casi non sono molti, ma quando sono vanno trattati subito con reidratazione, abbassare la febbre e bisogna davvero recarsi al pronto soccorso. Questo è un invito a venire da noi.